Springen wir zurück ins Jahr 10 und im Jahr 1962. Je suis fier de donner ce cordeau d'or pour l'ensemble de son œuvre à Alexandre Schmidt. Sì, questa struttura molto complessa e mi viene naturalmente perché una cosa che mi divide della mentalità della mia epoca è che la mia epoca si vuole razionale, con un pensiero razionale, e io ho un pensiero mitico. Il pensiero mitico è la possibilità di pensare in narrazione che portano possibilità di significato pluriale. Quindi questa storia mi è venuta, avevo una passione per Borromini, e poi nell'anno 2007, quando ero a Locarno, mi è venuto questa storia, il centro di queste, gli elementi più essenziali di questa storia. Sono venuto così e dopo ho scoperto io i significati possibili. C'era un pensiero già nella storia, ma la storia è venuta come una storia. E l'altro aspetto della sua domanda, come ho fatto per conservare l'attenzione dello spettatore, è perché io ricerco sempre, non cerco di esprimere idee in un senso astratto, ma cerco sempre di creare emozioni. E se lo spettatore rimane concentrato e nel film è perché sente emozioni, spero di sì. Ci sono molte idee in questo film, è un film di pensiero, ma le idee passano allo spettatore per le emozioni. Noi partiamo domani per Roma. Io resterò qui. Fino a che la vigna non si sia ristabilita. Sì, il base della civiltà barocca è l'ossimoro, cioè una figura che riune due elementi che la ragione tiene per esclusivi, ma che insieme esprimono un'idea che va al di là della ragione. E quindi queste due coppie, come le ha detto, sono quasi contrari, che sono messi insieme e che formano in ogni caso le donne e gli uomini un ossimoro, e l'ossimoro esprime una verità. E l'idea del molte persone hanno un'idea del barocco che viene infatti da un barocco abbastanza superficiale, che è il barocco dei gesuiti, e è proprio questo che esce del confronto fra il Borromini e il Bernini, perché Bernini lavorava soprattutto per i gesuiti e era un barocco di decorazione, di profusione, di molte cose che sono carine ma non hanno un significato molto profondo. E Borromini era il barocco dell'essenziale, con tutte le cose inutili tolte, e quindi per me questo è il vero barocco. Come in Francia c'era la grande tensione, la guerra quasi fra i giansenisti e i gesuiti, e i giansenisti infatti era un
un ambiente teologica, ma anche artistica, perché quasi tutti i grandi scrittori francesi della seconda metà del Seicento erano infatti legati ai giansenisti, e anche il pittore Philippe de Champagne, per esempio. E i gesuiti hanno fatto solo cose che adesso non si leggono più, che non hanno più un interesse, e quindi volevo proprio esprimere questa opposizione fra il barocco superficiale dei gesuiti e il barocco profondo del Borromini e dei giansenisti. Borromini era un grande architetto che ha lavorato a Torino e che razionalizzò i principi del Borromini. Le forme in movimento lui le fa rientrare in delle figure geometriche che le stabilizzano. No, io, per tutto nei miei film io ho deciso prima delle riprese, perché nelle mie sceneggiature io scrivo tutto, l'inquadratura, i movimenti della macchina. Si può inventare, è chiaro, si può inventare cose durante le riprese, ma per le architetture, sono architetture che conoscevo molto bene, e scrivendo la sceneggiatura già ho pensato al modo di rendere queste architetture in un modo cinematografico, e ho parlato con il direttore della fotografia, Raphael Aubin, con cui lavoro sempre, e lui capisce molto bene le mie intenzioni, e quando lui legge una descrizione capisco subito quel che pensavo, quel che immaginavo, e quindi nel montaggio abbiamo fatto scelte di, per esempio, a San Lorenzo qui a Torino abbiamo fatto un panoramico di tutta la chiesa di 360 gradi, ma è una chiesa molto grande, era molto molto lungo, e abbiamo deciso con la montatrice di utilizzare solo la metà, perché si capisce la forma della chiesa, e dopo c'è un panoramica quando si vede in alto. Queste sono scelte che si fanno nel montaggio, ma in generale il modo di filmare l'architettura era già deciso, almeno nelle riprese e spesso prima. Vous n'êtes pas trop fatigué? Au contraire, cela m'a fait beaucoup de bien de sortir et de voir cette pièce. Perché, ma anche in francese è strano di parlare completamente senza, ma io non voglio che siano gesti inutili, gesti che non hanno un significato preciso, e voglio concentrare l'energia quando la persona parla nella parola e nell'emozione che la parola provoca nella persona che parla. Quindi chiedo sempre agli attori di non fare gesti così improvvisati. È vero che soprattutto tra i giovani, Ludovico, quando parla naturalmente, fa molti gesti con il torco, è molto bello così, ma naturalmente ha trovato lo stile del film, e ho parlato senza gesti. Come gli attori che parlano in francese, è una cosa, non so spiegare esattamente perché non è pensato, ma io creo un intesa, si può dire, sì, fra gli attori ed io. Questo intese si fa come, è una cosa magica che si fa naturalmente, loro entrano completamente nel linguaggio dei miei film, e non è necessario che io dica sempre no, non fare così, ma
fanno naturalmente quel che devono fare.